Un autunno drammatico. Così si preannuncia per il settore dell'edilizia abruzzese. Le proiezioni sono già in essere. Confartigianato lancia l'allarme e dice, per mezzo del suo presidente Angelo Taffo, dalle cifre emerse dall'ultimo rapporto sulla situazione del mercato immobiliare, l'Abruzzo registra un meno 4%. Inoltre, a pesare sulla flessione del comparto, si aggiunge la tassazione tra il 2011 e 2013, e cioè il passaggio da ICI a IMU. Si calcola infatti un aumento della tassa sulla casa del 107,2%. L'unico spiraglio al quale aggrapparsi arriva dalle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni. A ottobre 2013, spiega il presidente Confartigianato, sono 2.316.000 i proprietari di immobili orientati a un intervento di ristrutturazione nei prossimi 12 mesi. E grazie alle misure introdotte dal governo, la cifra è salita del 37,4% rispetto a un anno fa. Un capitolo a parte, poi, Taffo dedica alla ricostruzione di L'Aquila, che doveva essere motore propulsore del settore, quale boccata d'ossigeno necessaria all'edilizia, ma che invece, purtroppo, malgrado accorati appelli e causa lungaggini burocratiche, è andata in buona parte in mano a ditte originarie di altre regioni, a scapito dunque della popolazione abruzzese.